Quando ho saputo che mio marito doveva partire per la guerra, ho pensato che non l'avrei mai più rivisto. Mi veniva sempre da piangere giorno e notte, soprattutto nel momento in cui seppi della lettera. Il giorno della partenza è stato terribile. Ricordo il nostro saluto. Ricordo il nostro abbraccio che volevo non finisse mai, perché pensavo che non ce ne sarebbe più stato un altro. E ai miei tempi il gioco più bello era la lippa, che si faceva con un bastone però all'aperto perché all'interno non si poteva giocare con dei bastoni. E c'era sempre un bastone grande e uno piccolo. Poi quando eravamo piccoli giocavamo anche a giochi di gruppo, tipo, non so, nascondino, campana, ed era più bello perché si giocava tutti insieme, non c'era differenza fra uomini e donne e fra maschi e femmine. Però potevamo giocare poco perché si doveva aiutare in casa e gli adulti lavoravano e non giocavano, quindi si giocava solo fino all'età di 10 anni. I bambini un tempo giocavano in strada, dove passava raramente una macchina, e giocavano a giochi come girotondo, lippino, campanaro. E fino all'età di 8 anni giocavano spesso, ma quando sono arrivati all'età di 9-10 anni iniziavano a lavorare con gli zii e i genitori. I momenti più belli per i bambini erano quelli dell'estate, della primavera, perché giocavano spesso all'aperto, mentre quando c'era l'inverno dovevano andare a scuola al pomeriggio o studiare o parlare con gli amici. Al tempo della guerra, quando si giocava all'aperto, i bambini si mettevano a terra o si nascondevano per paura delle bombe, ma non lo facevano solo i bambini, lo facevano anche gli adulti. Le bambine giocavano con bambole di pezza imbottite con segatura prese dal falegname. Le bambine più povere facevano bambole che erano costituite da foglie di grano turco con i bottoni al posto degli occhi, però dopo pochi giorni le dovevano buttare perché marcivano. Solo le figlie dei ricchi avevano le bambole comprate e molto curate. Si giocava anche con sassi, pezzi di vetro, materiali, altri materiali, tutti i giochi erano costruiti e quasi mai comprati. Si giocava soprattutto in gruppo, quasi mai a giochi individuali, e non c'era molta differenza tra giochi maschili e giochi femminili. Quando ha avuto inizio la Seconda Guerra Mondiale ricordo che erano gli anni 40 e io avevo soltanto 9 anni. Nonostante tutto questo ha segnato la mia vita e ricordo benissimo quei lontani tristi giorni. Rimembro inoltre che in osteria c'era una piccola radio dalla quale si sentiva il discorso del duce che avvisava il popolo dell'inizio del conflitto. E noi bambini eravamo felici perché sembrava una cosa bella. Io corsi subito a dirlo a mia madre. Quando arrivai a casa diedi la notizia, lei stava lavando le stoviglie e consideravo la cosa entusiasmante. Non riuscì a trattenere le lacrime invece lei e mi disse che me ne sarei resa conto presto di che cosa fosse veramente la guerra. La mia storia è tristemente divertente. Infatti non sarei dovuto partire per la guerra, poiché ero un vigile del fuoco in servizio continuativo. Dovevo essere esonerato per prestare servizio nella mia città, ma così non è stato. Il mio superiore, simpatizzante al partito fascista, ha deciso di inviare me e altri due vigili del fuoco a prestare servizio militare. Mi ricordo che l'ufficiale reclutatore, quando sceglieva in quale reggimento assegnarci, diceva ai miei colleghi delle altre città: «Lei è vigile del fuoco a Pavia? Esonerato. Lei è vigile del fuoco a Milano? Esonerato». E così via finché non è toccato a noi e ha detto: «Vigile del fuoco operativo a Gallarate, assegnato alla compagnia antincendio dell'esercito». In famiglia eravamo in 9, di cui 4 fratelli maschi. 2 erano maggiorenni e 2 no. I primi 2 partirono, così nessuno portava più a casa i soldi. Poco tempo dopo però partì anche il terzo fratello perché aveva compiuto il 18° anno d'età. La vita non era più la stessa e si viveva nella paura. Per mangiare si usavano dei bollini che consentivano di prendere un panino al giorno e talvolta della marmellata. I vestiti che si avevano a disposizione erano gli stracci di sempre e le scarpe erano degli zoccoli perché la suola serviva per gli scarponi dei soldati. Poi venne l'armistizio e gli italiani si allearono con gli americani.